Ciao a tutti, bentrovati, spero stiate bene oggi. Pratichiamo una sequenza di yoga da in piedi, quindi non c'è peso sui polsi. E qua colgo l'occasione per salutare coloro con cui ci siamo intrattenuti tra commenti e email, che hanno dolore ai polsi, spero che stia andando bene. Tuttavia utilizziamo un pochettino le braccia, vi faccio vedere delle varianti se c'è una situazione di frozen shoulder, quindi non puoi utilizzare la spalla, o se c'è comunque una ridotta mobilità, un ridotto range of motion nelle spalle. Se non utilizzi il tappetino come me, mi raccomando, se hai le calze fai attenzione, bisogna veramente ingaggiare i muscoli dell'interno delle gambe, interno coscia eccetera, perché altrimenti ti apri in spaccata. Quando sei pronto per incominciare, portati in piedi o sul tuo tappetino o nel tuo spazio yoga. Ci portiamo in Tadasana, nella posizione della montagna. Cerchiamo di mantenere i piedi alla stessa altezza delle anche, le braccia rilassate lungo il corpo, la schiena in una posizione neutra, mento parallelo al pavimento. Iniziamo con un po' di grounding per arrivare nel posto in cui siamo, nel momento in cui siamo. Se per te va bene, chiudi gli occhi, altrimenti mantieni uno sguardo rilassato sul pavimento davanti a te. Prendiamoci un attimo per notare la nostra postura. Notiamo il contatto tra i piedi e il terreno o il tappetino sottostante, notando dove distribuiamo maggiormente il nostro peso corporeo. Nota poi come stai in questo momento, se ci sono delle sensazioni fisiche particolarmente accentuate che senti in questo momento. Magari ci sono anche delle emozioni o un umore generale. Cerchiamo di non giudicare queste sensazioni, né le resistiamo, semplicemente le osserviamo, cogliendone le sfumature e riconoscendo come queste non siano fisse nel tempo, ma fluttuano, cambiano e si intersecano. Se per te va bene, porta una mano sulla pancia e l'altra all'altezza del cuore, prendendo contatto con il tuo corpo attraverso le tue mani, diventando ora consapevole del tuo respiro, facendo sì che la pancia si possa espandere come se stessi soffiando un palloncino quando tu inspiri, e poi rilasciando l'addome verso il dentro e il basso quando espiri. Facciamo qualche respiro consapevole insieme, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca. Inspiriamo. Espiriamo. Inspiriamo. Espiriamo. Ancora uno, inspiriamo. Espiriamo. Torna al ritmo regolare del tuo respiro, ma mantieni l'attenzione sul tuo respiro. Se vuoi, unisciti a me per 3 Om. Inspiriamo. Oh.
Portiamo le mani insieme nel gesto di Namaste davanti all'altezza del cuore. Facciamo un piccolo inchino davanti a noi stessi come gesto di rispetto. Lentamente poi ci riportiamo nella posizione di Tadasana e apriamo gli occhi. Iniziamo rilasciando il mento verso il petto, mantenendo però il resto della schiena in posizione neutra. Solleviamo poi il mento verso il soffitto come puoi, senza lasciare però che la testa rotoli all'indietro. Continuiamo, facciamo ancora un paio di volte questo movimento, lento e controllato, notando come sta la parte cervicale della nostra schiena. Nota se ci sono delle tensioni, se magari non puoi andare oltre una certa altezza e rispetta quei limiti corporei. Torniamo poi al centro e spostiamo il mento verso la spalla sinistra. Manteniamo quindi il mento parallelo al pavimento, torniamo al centro e andiamo verso la spalla destra. Cerchiamo di non muovere, di non ruotare, non fare nessuna torsione con le spalle e la restante parte della nostra schiena. Quindi cerchiamo proprio di isolare in qualche modo la cervicale. E torniamo al centro. Lasciamo andare poi l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra senza sollevare l'altra spalla. Ci riportiamo verso il centro e andiamo con l'orecchio destro verso la spalla destra. Lo facciamo ancora una volta, notando come stanno adesso i muscoli laterali del nostro collo. Magari senti un piccolo allungamento, magari anche qui noti quando arrivi al tuo limite. Torniamo al centro e facciamo adesso dei piccoli cerchi in una direzione con il collo, utilizzando quindi un po' tutto il range of motion che abbiamo nella cervicale. Ruotiamo adesso nell'altra direzione, notiamo come fluisce questo movimento, notiamo se sentiamo qualche cosa all'altezza del collo e torniamo poi al centro. Iniziamo poi a far oscillare le nostre braccia, lasciando le braccia vuote, non ci sono quindi tensioni nelle braccia, le spalle non sono sollevate. E ruotiamo leggermente il nostro torso a destra e a sinistra. Mi raccomando di mantenere le ginocchia leggermente piegate. Se ti serve, puoi separare leggermente di più i tuoi piedi. Puoi mantenere lo sguardo dritto davanti a te oppure far ruotare anche il collo. Mi raccomando di andare piano, di continuare a respirare. Iniziamo a rallentare questo movimento fino a che torniamo nella posizione di Tadasana, nella posizione della montagna. Mettiamo adesso le mani sulla nostra parte lombare della schiena e iniziamo a fare dei cerchi con le nostre anche. Le spalle sono rilassate, nota se magari tendi a sollevare le spalle verso le orecchie e cerca invece di rilasciarle verso il basso. Anche qua, se ti serve, piega leggermente le ginocchia. Fai dei piccoli cerchi oppure ingrandisci un po', utilizzando quindi un po' di più della mobilità nelle tue anche e nella parte lombare della schiena. Invertiamo il senso di marcia, facciamo quindi cerchi dall'altra parte. E lentamente torniamo al centro. Iniziamo ad oscillare con le nostre braccia davanti e indietro. Se non puoi muovere più tanto le spalle, allora piega i gomiti e utilizza la parte dei tuoi avambracci. Autorizza le tue ginocchia a piegarsi. Mi raccomando, se c'è dolore alle ginocchia, non fare troppi saltelli. Mantieni lo sguardo sul pavimento davanti a te, schiena in posizione neutra, collo dritto.
Iniziamo a rallentare e a piegare un po' di più le ginocchia. Lascio le braccia lungo il corpo, se le spalle stanno bene allora solleva le braccia come puoi, magari ne puoi sollevare solo una oppure tutte e due in Utkatasana, la posizione della sedia. Attenzione qua alla schiena, se ti ritrovi come me nella posizione di banana, cerca di raddrizzare un pochettino la schiena, quindi dovrai muovere un po' il tuo coccige fondamentalmente, un po' in basso e in avanti. Fai una bella inspirazione e porta le gambe stese e rilascia le braccia lungo il corpo se non le hai già lì. Facciamo Mukshin Mudra portando i pollici all'interno dei nostri palmi delle mani e chiudendo poi le altre dita. Adesso puoi tenere i gomiti in questa maniera qui, aperti verso l'esterno, oppure estendere le braccia a T se c'è mobilità nelle tue spalle. Iniziamo a fare dei piccoli cerchi o solo con gli avambracci e le mani, oppure se hai le braccia estese inizia il movimento con le tue spalle e tutto il resto delle braccia segue. Continuiamo a fare dei bei respiri, sentiti libero di espirare dalla bocca oppure di utilizzare il respiro Ujjayi. Invertiamo il senso di marcia dei nostri cerchi. Ci portiamo poi fermi e spalanchiamo le nostre mani verso l'esterno. Iniziamo poi a fare delle rotazioni con i nostri polsi verso l'interno. Fai una bella inspirazione e avvicina le tue mani ed eventualmente le braccia, se le hai aperte, verso il centro del tuo corpo. Iniziamo da fare un'esterna rotazione con i nostri palmi. Nota come chiudo leggermente le mani quando le dita fissano il pavimento e poi apri le braccia di nuovo come puoi. Con la prossima inspirazione ritorna verso il centro del tuo corpo facendo un'interna rotazione con i tuoi polsi. Facciamo lo stesso movimento, espira, esterna rotazione dei tuoi polsi ma verso l'avanti. Inspira, interna rotazione dei tuoi polsi, vieni verso il tuo petto. Ancora una volta, espira, esterna rotazione dei tuoi polsi, andiamo in avanti. Inspira, torna al centro con un'interna rotazione dei tuoi polsi. Espira, esterna rotazione verso l'alto, verso il soffitto, verso il cielo, se hai la fortuna di praticare all'esterno. Inspira, torna verso il basso. Di nuovo qua utilizza il range of motion che hai nelle spalle. Ultima volta, espira, vai verso l'alto come puoi con un'esterna rotazione dei tuoi palmi. Inspira, torna verso la linea centrale del tuo corpo. Con la prossima inspirazione solleva le braccia se puoi verso l'alto andando con le tue anche leggermente in avanti e con le tue mani leggermente indietro in Urdha Hastasana. Espira, riporta le mani verso il petto, arrotonda tutta la schiena, fai un piegamento in avanti come puoi. Magari qualcuno riesce a portare le mani verso il pavimento, se ti serve piega le ginocchia, guarda in mezzo alle tue gambe. Inspira, mezzo piegamento in avanti, quindi portati a mezza altezza con il torso parallelo al pavimento guardando verso il basso. Magari le mani sono sulle gambe per darti una mano. Quando espiri la prossima volta rilascia tutto in un piegamento in avanti. Inspira, torna tutto verso l'alto, eventualmente utilizzando anche le braccia portandole verso l'alto. Un piccolo piegamento in indietro portando in avanti le tue anche e le mani verso il soffitto e dietro la testa. Espira, torna al centro intrecciando le mani dietro la tua testa. Se non riesci a intrecciarle mantenendo i gomiti aperti, porta solo le ditine verso le tempie o verso il retro della tua testa. Se non puoi utilizzare le tue braccia, semplicemente tieni le braccia o sul fianchi o verso lungo le gambe. Stiamo qui, inspiriamo, mandiamo le anche in avanti, facciamo di nuovo un piccolo piegamento nell'indietro portando il mento verso l'alto, mi raccomando i gomiti sono sempre aperti. Espira, riportati dritto con la schiena, chiudi i tuoi gomiti se stai utilizzando le braccia oppure semplicemente arrotonda la schiena e porta il mento verso il petto. Ancora una volta, inspira, ci riportiamo tutti belli dritti, se stai utilizzando le braccia allarga
i gomiti verso l'esterno, porta le anche in avanti, guarda verso il soffitto, espiri, ti riporti dritto prima, poi inizi ad arrotondare l'upper back, il mento verso il petto, chiudi gli avambracci se li hai. Stiamo qui. Lentamente, quando inspiri la prossima volta, ci riportiamo nella posizione di Tadasana. Estendiamo le braccia verso l'alto, se le puoi estendere. Con la prossima espirazione facciamo una flessione laterale verso sinistra. Magari alcuni hanno le mani insieme, magari vai solo con il torso se non puoi utilizzare le braccia. Quando inspiriamo torniamo tutto verso l'alto e quando espiriamo andiamo dall'altro lato. Di nuovo o mani insieme, braccia separate oppure braccia lungo il corpo. L'importante è che stiamo allungando la parte laterale del nostro torso. Lo facciamo ancora una volta. Inspiriamo, torniamo verso il centro. Espiriamo, andiamo verso sinistra. Inspiriamo, torniamo al centro. Espiriamo, andiamo verso destra. Inspiriamo, torniamo al centro. Ed espiriamo, lasciamo andare o le braccia parallele tra di loro oppure le mani lungo il corpo. Portiamo il piede sinistro verso il retro del tappetino, stabilizzando, semplicemente fai un passo indietro. Non tanta distanza tra le tue gambe per Virabhadrasana 1, guerriero 1. Se possibile il tallone posteriore a terra, cerchiamo di estendere la gamba posteriore. La gamba frontale è leggermente flessa, massimo il tuo ginocchio alla stessa altezza della caviglia, quindi a 90 gradi. Se le braccia sono in parallele, le tiriamo su e le teniamo parallele tra di loro, oppure se non puoi utilizzare le braccia, magari riesci a fare questa versione qui, intrecciando le mani dietro la tua schiena, altrimenti mantienile semplicemente lungo il corpo. Guardiamo dritto davanti a noi, facciamo ancora un bel respiro qui, nel guerriero 1, inspira, espira. Inspira, torna tutto verso il fronte. Espira, Tadasana. Inspira, porti il piede destro adesso tutto indietro, per il guerriero 1 dall'altro lato, opzione di nuovo di sollevare le tue braccia verso l'alto, oppure intreccio le mani dietro la schiena. Stai qui, fai un bel respiro. Espira, tallone posteriore a contatto con il pavimento se possibile. Inspira, torna tutto in avanti in Tadasana. Ci portiamo adesso nella posizione della lancia, quindi facciamo un bel passo indietro con il piede sinistro, ma questa volta solo le ditina toccano il pavimento o il tappetino, quindi il tallone è sollevato. Mi raccomando, cerchiamo di mantenere le anche alla stessa altezza, di conseguenza se ti trovi in posizione asimmetrica, prova a spostare il piede frontale un po' più a destra, quello destro più a destra, quello sinistro un po' più a sinistra, così cerchi di avere le anche alla stessa altezza, te lo mostro anche da davanti, cioè anziché avere l'anca destra più in avanti rispetto a quella sinistra, cerchi di muovere i piedi di modo tale da poter poi avere l'anca destra e l'anca sinistra alla stessa altezza. Se stai utilizzando il tappetino, praticamente fai sì che le tue anche guardino il fronte del tappetino. Di nuovo puoi utilizzare le tue braccia estendendo le braccia verso l'alto oppure tienile lungo il corpo. Fai una bella inspirazione qui, mento parallelo al pavimento, attenzione con la schiena e la manteniamo in posizione neutra. Espira, se non ti fa male il ginocchio posteriore, piega, vai leggermente in basso. Inspira, torno in su. Lo facciamo ancora una volta, espiri, pieghiamo il ginocchio sinistro verso il basso. Inspiri, torni in su. Espiri, estendiamo la gamba frontale. Se riesci, porta il tallone sinistro, quello posteriore a terra, aprendo leggermente il piede verso sinistra. Da questa posizione ci portiamo in avanti con la schiena dritta. Vedi dove riesci ad arrivare, se hai le braccia estese, tienile così. Alternativamente puoi passare le mani oltre la schiena ed intrecciare le mani oltre, stendendo i gomiti come puoi. Facciamo ancora un bel respiro qui nella posizione della piramide, magari qualcuno può andare un po' più vicino alla gamba frontale. Guardiamo verso il pavimento, verso la gamba frontale, mantenendo quindi il collo nella stessa linea del resto della schiena. Inspiriamo, torniamo verso l'alto, lasciamo andare le mani, pieghiamo il ginocchio frontale e ci portiamo in avanti in Tadasana. Prendiamoci un attimo per notare come ci sentiamo qui, se per noi è stato faticoso questo movimento.
Notiamo qual è la nostra mobilità, senza giudicarla. Inspiriamo, portiamo il piede destro adesso verso il retro. Di nuovo nella posizione della lancia, quindi cerchiamo di mantenere il tallone destro sollevato. Occhio con le anche, magari di nuovo necessiti di spostare i piedi, quello sinistro più a sinistra, quello destro più a destra, di modo tale da avere le anche che sono alla stessa altezza. Guardando il fronte del tappetino, stesso utilizzando il tappetino. Pieghiamo il ginocchio sinistro, opzione di sollevare le braccia oltre la testa, mantenendo le mani parallele tra di loro, le spalle rilassate. Se ti serve, piega leggermente i gomiti. Inspira qui, espira, piega il ginocchio destro come puoi, attenzione se c'è qualche problema nelle ginocchia, inspiriamo, torniamo in su, espiriamo, ultima volta andiamo verso il basso e ci riportiamo in su. Estendiamo la gamba frontale, portiamo il tallone destro verso terra, se ti serve sposta aprendo il piede destro leggermente verso destra. Inspira, espira, posizione della piramide, Parsvottanasana, ci portiamo in avanti, schiena dritta. Mantieni le braccia davanti a te, se ti serve rilassarla un po' di più o se vuoi stracciare le spalle, allora interseca le dita dietro la schiena, magari estendendo i tuoi gomiti, di nuovo per quelli un po' più avanzati possono rilasciare questa posizione andando un po' più in profondità nel piegamento in avanti. Lasciamo andare le mani, inspiriamo, torniamo in su, pieghiamo la gamba frontale e torniamo in Tadasana. Di nuovo ci prendiamo un attimo qui per ricentrarci con noi stessi e notare come sta il nostro respiro. Rispostiamo nuovamente il piede sinistro indietro, questa volta il piede è più o meno a 45 gradi con il tallone sinistro che tocca terra. Estendiamo poi la gamba frontale per Trikonasana, la posizione del triangolo. Mi raccomando, qui iniziamo a spostare le anche, nota come puoi basculare con il tuo bacino. Tanto un po' meno, dipende. Comunque cerchiamo di farlo basculare un attimo e poi lo basculiamo di modo da oscillare le anche verso il retro. Da questa posizione qui, la posizione del triangolo è una flessione laterale, in questo caso andiamo verso destra, verso la nostra gamba frontale, quella estesa davanti a noi. Quindi cerchiamo di muoverci in questo modo, mantenendo il corpo in una linea, con, vedi, il petto che non si chiude verso il pavimento, cerchiamo di mantenere che il fatto che il petto si apra verso il soffitto o il cielo. La mano o il braccio che è lungo la gamba frontale praticamente scivola fino a che raggiungi il tuo limite. Se non c'è nessun problema nella spalla sinistra, quella posteriore, allora estendi il braccio sinistro verso l'alto. Se il collo sta bene, guardi verso l'alto, altrimenti guardiamo verso il basso. Continuiamo a inspirare ed espirare in questa posizione qua. Mi raccomando, se c'è dolore nel ginocchio frontale, piegalo leggermente. Guardiamo poi tutti verso il basso e inspiriamo, ci torniamo tutto su piegando la gamba frontale in guerriero 2. Eventualmente separando un po' di più i piedi, diventa un po' più intenso nell'interno coscia. Guarda il tuo ginocchio frontale, se cade all'interno, cerchiamo di spostarlo mettendo bene il piede saldo, il piede frontale, quello destro a terra e poi aprendo il ginocchio destro un po' più a destra. Occhio di non trascinarti però l'anca posteriore, cioè quindi manteniamo che le anche e le ginocchia si aprono in direzioni opposte. Se le braccia stanno bene le apriamo a T e guardiamo verso la mano frontale. Mi raccomando, le spalle sono rilassate anche se tu stai utilizzando i muscoli delle braccia, quindi non questo, ma giù. Facciamo una bella ispirazione qui, quando espiriamo rovesciamo il nostro guerriero, facciamo quindi una flessione laterale verso il retro, opzione di estendere la gamba frontale se non ti fa male, ripieghiamo la gamba frontale e torniamo nella posizione di guerriero 2. Parsvottanasana, lasciamo l'avambraccio destro sulla gamba frontale e poi se vuoi puoi estendere il braccio sinistro oltre la testa, altrimenti come sempre tieni la mano sinistra sulla tua schiena o verso i glutei. Guardiamo verso il basso, inspiriamo, torniamo tutto verso l'alto ed espiriamo, portiamo i piedi paralleli tra di loro,
Adesso se sei al tappetino, sei al centro del tuo tappetino. Andiamo dall'altro lato, quindi basta che ruoti il tuo piede sinistro, pivoting, verso sinistra. Hai la gamba frontale, che adesso è la tua sinistra, estesa, e sei pronto per Trikonasana, la posizione del triangolo. Ricordi sempre di fare questo basculamento con le anche, spostando le anche verso l'alto. Il braccio sinistro cade lungo la gamba sinistra, braccio destro eventualmente alzato, altrimenti, come al solito, mano rilassata sui tuoi glutei. Di nuovo o guardi verso l'alto, se il collo ti fa male, per cortesia, guarda verso il basso. Guardiamo tutti verso il basso, pieghiamo la gamba sinistra, ci solleviamo su in guerriero 2, Virabhadrasana 2. Di nuovo, magari riusciamo a separare un pochettino di più i piedi, se li hai dovuti accorciare prima. Sempre occhio al tuo ginocchio frontale, che adesso è il sinistro. Se va in dentro, lo spostiamo verso il retro. Occhio anche con le tue dittine dei piedi, sono rilassate, non fare movimenti strani di tensione. C'è un po' di grip, sai, quella cosa per cui ti tieni, diciamo, al pavimento e al tappetino, così ingaggiamo anche i muscoli che ci sono sotto la pianta del piede e nonché quelli vicino alle caviglie, ai polpacci, eccetera, però senza creare delle tensioni. Da questa posizione qua andiamo in Parshvakonasana. Avambraccio sulla tua gamba sinistra, braccio destro opzione di sollevarlo verso e oltre la testa, guardiamo sempre verso l'alto o verso il basso. Inspiriamo, torniamo su in guerriero 2, espiriamo, rovesciamo il nostro guerriero, magari stendendo la gamba sinistra. Inspiriamo, torniamo in guerriero 2 ed espiriamo, portiamo i piedi paralleli tra di loro. Se ti serve li lasci separati così, oppure li chiudi un pochettino di più. Adesso portiamo le mani dietro la schiena, se riesci acchiappando il gomito opposto, in questo modo. Facciamo una bella inspirazione qui in Prasarita Padottanasana ed espiriamo, facciamo il nostro piegamento in avanti. Se ti risulta facile, intreccia le tue dita, fai un piccolo pugnetto, estendi i gomiti come puoi, guarda in mezzo alle tue gambe. Cerca di spostare un po' di peso anche sulle ditine dei piedi, mi raccomando, mantenendo il tuo equilibrio. E poi quando inspira e rilascia, torniamo tutto verso l'alto con il nostro torso. Spostiamo i piedi di modo tale che le dita puntino verso l'esterno. Pieghiamo le nostre ginocchia. Se puoi utilizzare le braccia, portati nella posizione della dea con i gomiti anche piegati a 90 gradi. Continua a respirare e ad espirare. Inspira, espira. Inspira, solleva o estendi le gambe. Stai qui o porta le braccia oltre la testa. Facciamo una bella flessione laterale verso la tua destra. Sto facendo a specchio. Se non puoi utilizzare le braccia, ti ricordi, fai la flessione laterale in questo modo. Ci riportiamo verso il centro e andiamo dall'altra parte. Ci riportiamo verso il centro, lo facciamo ancora una volta, primo lato, guarda o verso l'alto o verso il pavimento, torniamo in su, andiamo dall'altro lato, mi raccomando attenzione con la schiena, le anche sono stabili e rilasciamo. Chiudiamo i piedi così che siano di nuovo all'altezza delle anche in Tadasana. Per la posizione dell'albero, Vikrasana, mi sposto di lato, spostiamo, se puoi, le mani in Namaste, altrimenti tieni lunghi i fianchi. Il ginocchio sinistro si solleva leggermente, apriamo l'anca sinistra verso sinistra e poi mettiamo il piede sinistro dove cade all'interno della gamba destra. Stiamo qui, sei in un buon equilibrio, mantenendo lo sguardo sul pavimento leggermente davanti a te. Se le spalle non ti danno fastidio, solleva le braccia. Continua a respirare qui. Riportiamo le mani in Namaste lungo il corpo, riportiamo il ginocchio sinistro verso il centro, ci riportiamo in Samasthitihi. Andiamo dall'altro lato, spostiamo il peso corporeo sulla gamba sinistra, mi raccomando, gli addominali sono attivi,
Il ginocchio destro leggermente si solleva, apri l'anca destra verso destra e posiziona il tuo piede destro dove capita all'interno della tua gamba sinistra. Ora non lo sto facendo a specchio, quindi a te sembrerà che io stia facendo il lato sinistro. L'importante è che tu fai tutti e due i lati, non ti preoccupare se diventi confuso, lato sinistro, lato destro, non importa, li facciamo tutti e due sempre. Se le braccia sono a posto, solleviamo verso l'alto. Nota qua come ti senti in questa posizione, se stai faticando per mantenere l'equilibrio. Non è solo un aspetto fisico, ma tutte le posizioni di equilibrio hanno anche un aspetto fortemente mentale, di focus, di attenzione. Il respiro quindi gioca un ruolo fondamentale. Torniamo al centro, in Tadasana, posizione della montagna. Da questa posizione qui, se puoi utilizzare le braccia, metti il gomito destro su quello sinistro o mani rilassate sulle tue spalle in questo modo, oppure mani insieme in Garudasana, la posizione dell'aquila. Se non puoi utilizzare le mani o le braccia, lasciale lungo il corpo. Da questa posizione spostiamo il peso corporeo sulla gamba destra e spostiamo il piede sinistro non solo indietro, ma anche verso destra. Quindi dovresti sentirlo nell'interno coscia, negli hip flexors. Puoi piegare leggermente la gamba frontale, puoi estendere entrambe le gambe, gioca un po' qui con il tuo range of motion, magari strecciando un pochettino anche il polpaccio della gamba posteriore. Lentamente poi spostiamo di nuovo il peso corporeo sulla gamba destra, ci riportiamo, separiamo un po' di più le nostre gambe rispetto a Tadasana. Apriamo adesso le braccia o le lasciamo rilassate lungo il corpo, le portiamo in Namaste e facciamo Malasana, uno squat. A mezz'asta, tutto giù, anche qua dipende da come stanno le ginocchia, sempre lento e controllato. Inspiriamo, torniamo verso l'alto e lo facciamo ancora una volta. Quindi rintrecciamo, gomito destro su quello sinistro, mani sulle spalle o mani insieme, Garudasana. Peso corporeo sulla tua gamba destra, sposti il piede sinistro tutto verso destra, magari schiacci con il tallone sinistro a terra strecciando il polpaccio, se vuoi estendi anche la gamba frontale, nota come sta con la schiena, con le spalle, ci sono tensioni di alcun tipo. Torniamo al centro, riposiziona il peso corporeo prima sulla gamba destra, separa bene i piedi, separa le tue mani, magari mani in Namaste, Malasana, lo squat a mezz'asta o tutto verso il basso. Torniamo verso l'alto e rilasciamo in Tadasana con i piedi leggermente più separati. Andiamo dall'altro lato. Mettiamo quindi il gomito sinistro, se puoi utilizzare le braccia, su quello destro. Intrecciamo le mani se puoi, altrimenti mani sulle spalle. Peso corporeo adesso sulla gamba sinistra, così che tu possa portare il piede destro tutto indietro, schiaccia con il tallone destro verso terra come puoi, magari estendendo la gamba frontale. Attenzione qui con la schiena. Fai una bella inspirazione, ci riportiamo verso il centro, un po' di distanza tra i piedi, in modo tale da poter fare il tuo squat, magari con le mani in Namaste, altrimenti mani rilassate. Facciamo ancora una volta, inspira, torna in su. Garudasana con le braccia, sposta il piede destro verso il retro e torniamo e facciamo il nostro squat in Malasana con la variazione che ti serve. Torniamo tutto verso l'alto e ci riportiamo in Tadasana. Facciamo un po' di shake qua, rilassando le gambe, le anche, il torso, spalle, braccia, testa. Facciamo qualche espirazione dalla bocca. E lentamente ci riportiamo fermi. Magari chiudiamo gli occhi o teniamo lo sguardo rilassato sul pavimento davanti a noi. Ritrovando la stabilità nella posizione della montagna, radicandoci bene verso terra attraverso i nostri piedi nel qui e ora. Congiungiamo le mani in Namaste davanti al centro del cuore.
decidendo un'intenzione per il resto della nostra giornata o serata. Magari portando con noi un po' di consapevolezza corporea, mentale, emozionale che abbiamo praticato insieme in questa lezione. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Hari Che possano tutti gli esseri viventi essere liberi e felici, e che possano i miei pensieri, parole e azioni contribuire in qualche modo a questa libertà e felicità per tutti. Pace. Grazie per aver praticato insieme. Namaste. Spero che questa lezione ti sia piaciuta. Fammi sapere nei commenti se hai delle domande, delle richieste di chiarimenti, se c'è qualcosa che ti è cliccato, che hai capito, che hai sentito, di cui sei dubbioso, così magari riesco a trovare una risposta che abbia un senso per rispondere a questi tuoi dubbi o domande. Alternativamente puoi anche mandarmi una mail se magari qualcosa un po' più di personale o qualcosa di molto lungo. Come sempre, prenditi cura di te e ci vediamo alla prossima. Ciao! No.